Dunque, vi ricordiamo, questa è una comunicazione di servizio, però è giusto farla, che ormai siamo vicini al switch off, al switch out, al fizz out, switch off. Quindi nel canale 86, ripeto 86, troverete te. Queste kermesse. Meglio cavalli o la Fiorentina? Ma ora come ora è meglio cavalli. Poi speriamo. Lo sponsor che l'Unimed da oltre 20 anni gli ha dato una montagna di soldi per fare lo stadio, sono tutti spariti. Come nella logica del calcio brasiliano. Tradizione consolidata. A Firenze, Felipe, mi porti il tanque. Mi riporti quell'altro argentino Bolatti. Ma cosa parliamo di calcio? Lui alla squadra non gli ha dato un gioco, io l'ho ridetto sempre, se te vai in terza categoria, nell'amatori, un minimo di gioco, butta la palla sulle ali, corri per in su, la tiri nel mezzo. Questi niente, questi tutti dietro al pallone, come una volta quando si giocava nell'Aia, no? Che si correva tutti dietro al pallone. L'Ajax. Questi fanno così, nell'Ajax. Dai. Se te la... Una delle battute perché... più riuscite. Perché se... Sarebbe stato l'11 mille il prossimo è il 2 del 2019. Accidenta quando un nesto zizza. Accidenta quando un mi si secca la lingua quando dico queste cose. Il prossimo è il 2 del 2019 e la Juventus vincerà lo scudetto. Forse no, la Coppa nel 2222 qualcosa finalista di Coppa Italia. Qualcosa se ne vince. Antonioni, si vuole chiamare Antonioni, si vuole chiamare Desolati, si vuole chiamare Maraschi, Desisti, Pirovano, che conta? Lasciamento l'altro microfono, ti è lo fermo. Disse. Ecco così. Disse. Guarda tu, Fuzzi. Grazie. Del Baglio si è auto candidato alla panchina del Sinalunga. No, no, come no. Milito faceva gol in una porta di 20 centimetri, adesso non fa gol in una porta di 80 metri. Gli spari? Come cani da caccia, quando escono dallo stadio, con la lingua di fuori. Questo qui, io questo è basta. È la squadra più forte di tutti i tempi. Se ci fosse Birindelli e Zalaceta, no. Noi ci abbiamo vinto il campionato con un cross di Birindelli e un gol di Zalaceta. Al piede, 20 metri in avanti, parte il cross di Birindelli per Zalaceta. Rete! La Juventus in vantaggio con Zalaceta. L'azione è iniziata da Birindelli completamente. Chi l'ha vista Milan Barcellona? Tutti e due. Ho visto Inter. Una corpata di pallone. Cioè, se erano così devastanti come dici te, loro andavano e vincevano. Ragazzi, è la persona giusta al momento giusto. E nella vita bisogna avere culo. Sì, però ancora... Ma Maradona, ma Messi è meglio. Cioè che ha vinto Mancini. L'educazione sportiva di questo paese gli dicessero Mazzarri, sta zitto, che non dici niente. Vuol dire che è il bello del calcio, se le cose si fanno meglio degli altri, se si fanno bene, se si guarda tutto. Si prende un gol, il portiere salse e manda a quel paese il terzino, corre dietro all'arbitro, cioè, quell'altro va al guardalino e lo sdindella. Quello del Novara si è rotto il malleone. Siamo abituati a vedere su Facebook queste fotografie. È lui, sì.
Cioè, è due ore che siete vicini, no, eh? Paolo Rai. È andato, di chiusi, però. Però Rubani fa troppo lo spiritoso. Cioè, è stato due anni. È stato due anni, stava zitto. Sì, ora. Ventinino. Anche no, te, qui vengono cambiate di persone, uno per la Juventus senza più visto. Cioè, io sono la Mosca Bianca. Cioè, qui in Napoli, Sampdoria, Como, tifosi della Salernitana. Io della Juventus un c'è verso di farli entrare. Vuoi che chiami il Magliozzi, guarda. Però l'impatto emotivo di una canzone come questa, che connota Napoli più di qualsiasi bell'inno scritto da Giorgio Moroder, io lo trovo, scusatemi, una cosa che è una vittoria in una vittoria. Sì, sì. Mi ha fatto una buona impressione, un discreto documentario, un momento. Jimmy, vieni qua. Ascolta, purtroppo c'è un solo posto disponibile per quest'anno e quindi ci verresti a giocare per il Manchester United? Che cosa? Lui? È gentile da parte sua, ma ho appena ricevuto un'offerta migliore. Cosa può esserci di meglio dello United? Il Manchester City. Prima, Brasile-Olanda del 74 era cosa spaventosa. L'Olanda del secondo tempo, cioè c'era Mario Marinho e Francisco Marinho, che erano due giocatori, sono i difensori brasiliani, non erano tutti. Non sapevano dove mettere le mani, non sapevano quel che fare. Perché decisamente questi andavano a una velocità doppia, gli partì in Neskens sulla sinistra, perché Mario Marinho era quello nero, capelli a panettone, invece Francisco Marinho era quello biondo, bello di qua. E mi ricordo che gli fece un'entrata a Neskens, Mario Marinho, che oggi come oggi ci danno 8 anni di squalifica. No! Avevo trovato la giacca della tuta del Nine Track Francoforte degli anni 80. Era una S, ma arrivava a 6. Era incredibile. Grazie.
si fa la trasmissione al night invece che fa darti l'idea. Lido. L'altro giorno è morto Mangiarotti, ma, cioè, Mangiarotti è una gloria nazionale sportiva, non è di calcio, ma era uno schermidore che avrà fatto 5-6 Olimpiadi, ha vinto 6 medaglie d'oro, 5 d'argento, è qualcosa di importante. Ecco, io vedere relegato questo personaggio, perché a Studio Sport fecero questa birbonata, parlarono di tutto, poi negli ultimi 10 secondi dissero è morto Mangiarotti. Cioè, lì per lì è una cosa che non ci fai caso, perché ormai siamo abituati a considerare Lavezzi, Balotelli, Criscito più importanti di queste cose. Ma questa è una mancanza grave, perché questo significa che la gente perde quello che è la cosa più importante del calcio e dello sport, che è la sua memoria, la sua tradizione, è la cosa più interessante che esiste. Io dico spesso, quando morì Bartali, la Gazzetta dello Sport uscì con un titolo bellissimo il giorno dopo, che era «E adesso nonno Gino corre a riabbracciare Fausto». Fu una prima pagina bella, malinconica, consolatoria. Lo sport è questo, è malinconia e consolazione alla fine. Firicano ha segnato una partita di Coppa in Inghilterra con la maglia della Fiorentina. Io mi ricordo perché è stato l'unico quello che ha segnato. Ma te sei sicuro? No, no. Con Claudio? Qualcosa. Praticamente il Montichiello è il Real Madrid del Panforte. Sì, sì, poi c'era il Barcellona, ma il Barcellona l'hanno buttato fuori, che era l'Auser di Piazza. Oh, siamo diventati tutti grandi ascoltando Bruce Springsteen e vedendo il gol di Tardelli, perché io camperò 100 anni, Romani, o muoio domattina, ma io mi ricorderò sempre dov'ero quando ha segnato questo gol Tardelli. Penso. Però ci sono, c'è cioè il primo uomo che affronta Maradona, non so se lo vediamo, ha quasi l'impressione che si scalzi, cioè che lo assecondi nel movimento. Non è così, mi raccomando. Ecco, il primo che gli va incontro, guarda, è come se si scalzasse. Filmone. Mi fate raccontare sta cosa, o crepo. Allora. No, il mio gol, il gol che mi ha dato più emozioni è stato il rigore di Gross nella finale dei mondiali. Ti spiazzo così? No, non mi spiace. Ti dico perché io quanto sono stato male quel quarto d'ora dei rigori d'Italia-Francia, non sono stato mai male in vita. Filmone. Mi fate raccontare sta cosa, o crepo. Allora. Passati una cosa da Caracolla Night più che da Caracolla Barancato. Tanto è una scenografia da sola. Invece Nick mi ha regalato i 101 gol che hanno fatto grande la Samp. Per trovarlo. Per trovarlo. Filmone. Mi fate raccontare sta cosa. O crepo. Allora. Mentre Grosso è un mancino. È un sinistro, è un mancino. No, lo devi tirare. No. Passasti 10 secondi di inferno. Ma infatti come riflessione è giusta. Gli levano la patente. Noi bisogna prendere una persona che è già pronta per giocare nel campionato. A Mauri è 6 mesi che non mette le piede in campo. Anche l'anno scorso. E mi ricordo si giocava col Varese quel pomeriggio. E io no, sono andato a vedere un film che si chiamava Gazzosa la menta. Filmone. Un filmone. Il Red Cap. Il tappeto rosso. Capolavoro. Di Bottega, andate via a Girardino. Verrà Maxi Lopez, verrà Flocca, che ne so. Filmone. Mi fate raccontare sta cosa, o crepo. Allora. Però bene Borriello, 2 anni fa quando ci voleva non è venuto, ha preferito andare a Roma dove non ha giocato e forse manca il riscosso. Il giorno che è scappato nella notte uno dei coltelli a Torino non ci mette piedi. Poi, anche perché non si è capito a chi ci si fa questo Borriello. Ci avanza Vucinic, ci avanza Quagliarella, ci avanzano tanti, chi ci fa con sì, Borriello? Sì, e Ezio Luzzi, mentre io ordinavo l'aranciata, attenzione, intervengo al Varese, Samp in vantaggio con Giorgio Roselli. So quelle cose che ti rimangono per tutta la vita, più di Gazzosa la mente, che non ha lasciato un segno nella cinematografia. Ora sai che fanno? Lo vendono, ci fanno 2 soldi sì. E fanno la plusvalenza. Bravo Fabio. Romani, glielo pagate voi 3/4 di stipendio, loro con 1 milione di euro gli passa la paura. Io sono entrato a Mauri. Adesso paga il Mirone. Dove sta il problema? Al Mirone ancora il libro paga. Filmone. Mi fate raccontare sta cosa? O crema. Allora.